Benvenuti ragazzi, noi siamo Mirko Alice e bentornati sul nostro canale. Allora, non sto bene. Raga, dovete già lasciare like soltanto perché Alice sta malissimo. Guardate che aspetto, raga, che ha. Cos'è questa roba? Questo olio 31 perché non respiro. No, io penso che di avere il COVID, sai. E nel caso che lo sei preso anche tu. Speriamo di no. Dai, mettiti le cuffie, iniziamo che qui. Raga, ve lo farò sapere comunque sul COVID. Buonasera a tutti ragazzi, genitori e non. Ma questo non è Magalli? È un altro, infatti. Se hanno tolto Magalli potrei impazzire. Non, io sono Nino Frassica. È Nino Frassica. Ma pensa a te, Nino Frassica. No, però non so chi sia, te lo giuro. No, raga, però così non va bene. Cioè, iniziamo male. Ma chi è Nino Frassica? Ma come che è Nino Frassica? È un maestro della comicità italiana. Ma no, vabbè, raga, intanto vado avanti mentre lei cerca Nino Frassica. Lo conosco. Eccoli, cioè proprio così, in mezzo ai prati. Ma chi è questo attrezzo, raga? Era partita bene. Erano zitti. Esatto, era partita bene perché erano zitti. Poi hanno parlato. Ma chi è sto attrezzo? A parte che chi è, se casomai tu chi sei, non Nino Frassica. Ma poi sto attrezzo. Dirmi che cazzo sono cinesi. È Magalli. È Magalli. Non è Magalli. Sono sincera, io non saprei il nome. No, il nome no, però se lo vedi non dici. A no, parte che non dici chi è sto attrezzo. Cioè, nel senso, saprei. Farò la voce fuori campo di tutto questo percorso. Abbiamo già dato l'addio a Magalli. Perché Magalli non c'è più? Vabbè. Comunque preferisco Nino Frassica. La cosa principale che vi toglieranno saranno i cellulari. No. Cosa no? Dai, ma cosa no? No. Adesso romperanno le palle per i cellulari, nasconderanno i capelli. Io ho fatto una prova a stare un giorno senza cellulari. Non era facile, però ci sono riuscito. Ma secondo me, per quelli di quell'epoca... No, ora vedrai che dice la battuta, perché non può, lui non fa discorsi seri mai. Da un mese? E ci sono riuscito, però sto parlando del 1984. Ecco, vedi? Dove non c'era il cellulare, ok. Ora scatta la corsa a nascondere cose a caso in posti del corpo a Ma caso. È brutto però lì in mezzo a un parco, potevano fare una roba più carina. È diverso dall'anno scorso. Sì, è vero. Metti. Sembra una dinamite, sembra. Mi amo. Ah, che bello, finalmente un po' di affetto. Oh, bravo. Non mi scambierò per nessuno. Oh. Bravo, hai sentito? Sì. Bello. La sorvegliante. Piedi. Eccola, eccola, già inizia a rompere le palle queste. Piedi. Dritto, patanè. E c'ho la crostata. Cioè, ha già imparato i nomi a memoria di tutti. Ah, sì? Patanè. Ha detto Patanè. Io, cioè, ci metterei un mese per imparare. No, i nomi sono facili da imparare. E faccio vedere la crosta. Silenzio! Tutto sto lavoro per nasconderla e poi glielo dici tu. Io vedo tantissime cose e non sono concesse. Il telefono dobbiamo consegnarlo. No. No, lo potete tenere per tutto il collegio. Vuole una carriola per portare tutta la roba? Allora, il diadema qua. Allora, chi è quella? Oh, chi sono? Sostituisce l'appeto. Chi sono? Tutti nuovi. Raga, mi sembrano cattivissimi questi qua. Sembrano cattivissimi. Questi sono tosti, altro che l'appeto. Questi sono un po' cattivi. Ragazzuoli, allora, Alice mi ha abbandonato perché purtroppo non sta per niente bene. Io spero che non sia COVID, perché se no l'ho preso pure io. Sono rimasto solo con Kira che dorme qui, guardate. Il percorso educativo è diviso in due diverse sezioni. In che senso due sezioni? Non ho capito. Anche i nostri ragazzi saranno divisi in due sezioni. Ma veramente, due sezioni? Penso che è la prima volta, raga, che succede una roba cioè due sezioni vuol dire che non si incontra, cioè non sono insieme. Si incontreranno solo nell'intervallo. Come funziona? Dobbiamo garantirci delle vostre condizioni igienico-sanitarie. Ma perché, in che senso igienico-sanitario? Questa cosa è nuova pure. In sezione miste. Lui cosa sta facendo? No. Adesso rompo una doga come l'anno scorso. Nel suo gergo le ciabattine come si possono chiamare? Le sciocette. Le sciocette, ma che brutto le sciocette. Ste sciocche non se fanno vedere manco mi nonno. Ste sciocche, ecco un altro. No. Le tagliamo. E tagliamo, fa il perizoma. Taglia tutto, lascia solo la striscetta. Io col pantalone sono proprio io, mi sento io. Mi chiedo perché un ragazzo sia io. Ah, Marta, ti voglio bene. Ti abbraccerei perché mi hai fatto molta tenerezza. Però, raga, siamo sempre allo stesso discorso. Voi lo sapete che ci sono degli abbigliamenti che vanno mantenuti. Sapete che vi dovete tagliare i capelli. Tutta la trafila, lo sapete perché siamo alla settima edizione. Quindi, se non vi va bene, non ci andate al collegio. È inutile che poi vi
vi mettete a piangere, perché tanto non ha senso. La sorvegliante gli è venuta incontro alla fine. Ma che dolce la la sorvegliante dopo 7 edizioni si è addolcita, è diventata un pochettino più brava. Si vede, si è rotta le palle di essere cattiva. Raga, ma che stile c'ho? Vabbè, si tiene quelli di pantaloni. I jeans? E i collegiali. Buongiorno. Se posso da mano? Ah no. Io gliela avrei stretta la mano, non c'è niente di male. Faccia A. Cosa più imbarazzante del mondo, raga. La pulizia delle orecchie. C'è un po' di cerume, eh. Ma non dirlo, ma che figura di merda, ma scusa. C'è un problema col cerume. Abbastanza. Lo so. Orecchie da lavare. Sa cosa sono i pidocchi? Sì. Sì, pure i pidocchi c'ha, dai, non ci credo. Come passa il suo tempo? A casa, o esco con gli amici. Ma che domanda è? Ma uno come lo passa il tempo a 15 anni? Oh, ma una domanda, ma quanto trucco ti metti in faccia? Ancora per poco, perché lì il trucco non lo puoi più mettere. Stai zitto un attimino, che stai parlando. Le prime litigate! Ma così subito! Cercare l'attenzione, però così troppo. Questo non sta bene, raga. Porca miseria, non mi puoi mettere un marrone col marrone? Ma c'è, ma veramente? Perché lui è marrone. Noti qualche differenza? Ma certo, come ogni anno, nascondiamoci che tanto non ci scoprirà nessuno. Quando io arrivo e busto, voi dovete uscire. No, ma come avrà fatto a scoprire? Se gentilmente potevo tenere questo anello che era di mia sorella che è venuto a mancare. Scusate, però se la sorvegliante ha fatto mettere i pantaloni all'altra ragazza, dovrebbe far tenere questo anello, se è coerente. Ovviamente io glielo faccio tenere quell'anello lì. Brava Sorvi! No, devo fare casino perché sveglio Alice. Senza questo mi sento proprio vuota. Oh, pensa se le avesse detto di no. Cioè, sarebbe stata veramente un'infamata clamorosa. È un po' pesante qua. Ma come, sei lì da 10 minuti? Sei lì da 10 minuti, pesante cosa? Se ancora non avete lasciato like, lasciatelo, perché è tornata Alice. Ho aspettato perché mi dispiaceva andare avanti senza di lei. Ora sta meglio. Sono persa tutto. Quest'anno c'è una novità assoluta, cioè? Al collegio. E che non c'è una sola classe. Sono divisi in due classi, sezione A e sezione B. Ma è bellissimo. È un po' pesante qua. Ah, ecco. Appena arrivata. Infatti la stessa cosa che ho detto io. Ho detto, ma non è pomeriggio che è arrivata. È un pochino più sensibile e lo sente prima degli altri. Nei discorsi non è che si integrava oggi. Non è che per tutti registra allo stesso modo. Appunto, c'è chi ha difficoltà a integrarsi. Esatto, le regole non sono cose per me, non ce la faccio. Oh, scusa. Quando sento queste cose da ragazzo di 16 anni, le regole non sono cose per me, cioè mi viene tutto da ridere. E va al collegio, che è un posto di regole. Cioè, ma noi perché siamo cresciuti con le regole invece? Siamo stronzi. Siamo dei stronzi proprio. Sai che purtroppo abbiamo le regole, non lo so. Ecco che iniziamo a rompere le doghe del letto. Vabbè, tanto loro avranno, secondo sì, me. Sì, rompere la doga. Allora, fatto. Ma c'è quello lì, il ragazzo di colore è sempre per terra? No, balla bene. Non ti ricordi che era ballerino? Ah, no, è di nuovo per terra. Sveglia! Cats, addirittura vestita! Oddio, non sei cambiata questa. Si vede, stava morendo di sonno e si è messa lì e è crollata. Avete 5 minuti per prepararvi, forza! Sì, 5 minuti sì, io. Ma manco in caserma era così, manco la caserma. Sì, era ma io 5 minuti li impiego solo per mettere un piede fuori dal letto io. 5 minuti li impieghi per alzarti seduto e metterti così col telefono appoggiato così. Esatto. 5 minuti. Olio di fegato di merluzzo. Ma dai. Ma dai, ma non ha senso, raga. No, io non lo bevo. Assolutamente. Io non ce la faccio. Beh, potrebbe dirlo anche in un altro modo. Ma devo anche imboccarlo? Sì, perché non... Scusa, vabbè, povera ragazza. Sa di pesce. Che schifo al mattino. Sa di pesce, di merluzzo. Di... Ah, quel retrogusto di Adriatico. Ah, bellissimo. L'eleganza, che in latino si dice elegansus. L'eleganzia. Eleganzia. Scritto io di Maria.
quello che verrà fatto a te. Oh, lui fa scassare comunque. Sì. Dopo la teoria è tempo di passare alla pratica. Ma in che senso? La pratica. Ma quindi in classe si farà. Vabbè, bello, diverso. Perché però fanno pratica su di, cioè su proprio sugli studenti. A tagliare viene il signor Tagliers. Eh sì, non era preparata secondo me in quel momento. Esatto. Ma mi puoi fare con la mano? No, voglio vedere dove. Ma lei fa scassare. Sì, sì. Io mi sento male. Ma no, gliela faccio abbastanza male. È stato carino, dai. Io sarei stato più cattivo. Guarda lui. Ah, non me li fare i corpi. Stai ferma. Sopra spalla. Che carino. Ok, loro due mi piacciono già. Guarda lì, c'è che già è partendo il cuore, sono già. Grazie. Già fai. Una ciotola. Hai sentito? Una ciotola. Sistemiamo questi capelli. Ma come se la ride, guarda come se la ride lui. Sì, sì, sì. Ma stai bene. Ma in più lei era bassetta. Il taglio dei capelli è sempre così. La ragazza che piange e il ragazzo che dice no, ma stai bene. Sempre così. Venga a tagliare i capelli al signor Camorani. Non piange più adesso. Guarda, eh? Sono tutti contenti, guarda lì. Guarda che chioma etrusca che mi sta facendo. Che chioma etrusca. Cosa c'è che non va? Già lui aveva detto che i suoi capelli lo esprimevano, è vero? Gentilmente, potrei riuscire al collegio. Bella. Che cazzo dici? Ma dai, mi fa un po' ridere sta cosa. Ma dai, ma perché? Dai, ma lo sai che ti devono tagliare i capelli? Lo so. Cosa fai? Mo dici esco dal collegio perché speri che il preside ti dica no, per questa volta facciamo che rimani, non te li tagli. Io tagliavo i capelli ai cani anche. Io tagliavo i capelli ai cani. Il pelo forse. Tranquillo. No, vabbè, no, aspetta, dai, così è troppo però. Però ci stai bene. Non sono tutti storti. Non c'è un metodo, questo dico io. Perché una che già sì, ce li ha corti glieli tagli così corti? Sì. Non c'è un metodo. Tu stai buttando occasioni. Non lo so. Che non ti ricapita più per due capelli. Mi fa ridere come uno minimi. Vabbè, l'ha fatto per lui, cioè certo, per dargli un po' di forza. Certo. Vabbè, l'ha detto in modo crudo. Sì, però. Senza garbo. Non voleva però essere, era serio. Era. Voleva essere un l'ha aiuto. Fatto per lui, uno spronarlo, cioè. Sì. Sembra un fungo. Però non è giusto, ragazzi. Cioè, perché secondo quale criterio lei che già li aveva corti deve averli così? Lei era perfetta così. E l'altra con i capelli lunghi gli hanno fatti sotto le spalle. Ma sì, perché? Qui? Qua. Ma è sicuro? Giù. Però l'anno scorso a quello con i rasta non glieli hanno tagliati. Ma infatti è un metodo di giudizio sbagliato. Perché, scusa, non gli hanno lasciati almeno con uno spessore di... Devono fare so, scena. Dai, che glieli tagliano poco. Mi rappresentano i capelli. Lo so, ma tu sei venuto qui, lo sapevi. Sono molto sensibile, non vuol dire... Ma no, lo capisco, ma... Secondo me non stanno trattando tutti allo stesso modo, Se lui fosse una donna avrebbe trattato in un altro modo. Io vorrei modo andare lì a chiedere, ma perché alla bionda gli avete lasciato i capelli lunghi? Non hanno neanche fatto vedere il taglio. Mentre sta piangendo non penso sia la cosa più consona da fare, urlargli in faccia. Ha un po' ragione. Ha ragione lui. Per una volta. Per una volta do ragione a un collegiale, è incredibile. La comodità è quella che trovate a casa. Ha ragione su questa cosa, però certo, non c'entra niente. C'è modo di dire esatto le cose. Miglietta! Magari adesso li porterà sempre così. Così. Sta bene, veramente bene. Ma perché questo taglio è bello, è un bel taglio. Buonasera, signor Trump. In piedi. Il primo insegnante nuovo, vediamo un pochettino se è bravo. Ho detto buongiorno, discenti. Discenti. Ma discenti cosa significa? Discepolo scolare. Discenti. Discenti. Articolo 3, comma 3 del regolamento. Ok, questo non è cattivo. Questo è uno che verrà calpestato. Questo è tipo Raina. Non tocchi quella macchina da scrivere senza la mia autorizzazione. Vabbè, non tocchi la macchina da scrivere. E si tolga quel sorrisino da saccente. Ma dai, raga, però cioè, no, ma cioè, cosa succede? Mi fa veramente cringiare, posso dirlo. Ma la pedina dov'è? Lei non si deve permettere. Mirko, scusa, bebè. Cioè, ma cosa fa? Lo picchia? Dritta, come previsto dal regolamento articolo 1,2. No. Signor Camorani, mi scusi, è che mi fa ridere. Lei è è la mia lezione e lei la sta disturbando. Però qui, raga, tanta roba gli autori, sì. Perché comunque il collegio ultimamente nello share sta facendo schifo, quindi devono dare uno scossone. Era scontato, è il piantino. Ancora vabbè, non avevano durante maggi piangono tutti. Sì. Metta via
a quel bianchetto. Voglio dare una camomilla a Zilli. Ma c'ha ragione. Si alzi in piedi. In posizione eretta, come dice l'articolo 1,2. Manfredi si alzi in piedi. Di nuovo. Si alzi in piedi. Anzi no. Cosa? Anzi no. Anzi no. Si alzi in piedi. Anzi no. Stia seduto. Ma fai pace col tuo cervello. Ma cosa sta succedendo? Ma cosa succede? Cosa cavolo succede? Oddio, ma già sentito le urla. Certo. Ma sta succedendo? Dai, me lo chiedo anch'io. Abruscia ce la sta facendo? No. Le ordino di... Ma no, ma questo è fa... Raga, questo non ha senso, dai. No. Questo mi sembra un esaurito. Giri la... No, seriamente. È urtevole. È urtevole. No, vabbè, urtevole non si può sentire proprio mai no. nella vita. Guarda, ti giuro, mi fa troppo ridere questa. Sì, io adesso la... No, no, lei è bravissima. Ma questa proprio non scrive, cioè proprio... Ha preso l'unica macchina da scrivere buggata, lei. Signorina, se lei mi mette il foglio contrario... Ma perché il foglio c'è un verso. Buongiorno. Seduti, comodi. Secondo nuovo insegnante, vediamo se è pazzo questo come già l'altro. Mi piace un po' di più, non so perché ha un modo diverso. E sono il vostro professore di matematica e scienze. Questo mi sa che è uno un po' più che si fa rispettare un che po' che non più. Ha bisogno di urlare come un pazzo, brava. Perché non è che urlando ma poi, esatto. Io ho sempre pensato che non è urlando che dimostri quanto vali o... La professoressa Beatrice Fumagalli. Bellissima. Madonna, ma che figa è. Tutti a pagina 480. Tu inizi una lezione di storia e geografia e vai a pagina 400, ma perché? Magari inizia il programma in un modo che... Ma anche in Harry Potter, andate pagina a pagina... 394. Perché? Che bello, non ho capito cosa insegna, però non me ne frega niente. Non ho capito cosa insegna. È mai stato con un minore? È veramente un maleducato, vada direttamente fuori. Però te la sei cercata, caro. Avanti. Non pensavo in presidenza. Se l'è meritato, Lei sa chi è Giacomo Leopardi, non è un animale feroce della savana. Cos'è, gli sta facendo il test per espellerlo? Adesso vedrai che gli dirà di studiare Giacomo Leopardi, vedrai. Ah, quel tipo con le poesie, sì. Un canto di Leopardi intitolato Il sabato del villaggio. Tipo la donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole. Adesso devi cercarlo perché se lo sai veramente non ci riesco a credere, vai cercalo. Ma non ci credo. La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole, sì. Ma che col bravo. Suo fascio d'erba reca in mano un mazzolin di rose. Ma che bravo. Ora devo studiare il tipo il sabato sera. Il sabato sera. Buongiorno signor preside. Buongiorno. Tanto anche se la dice male non lo cacciano. Ma è vestita come ieri? Incontro laddove un giorno si perse. Vabbè dai, è bravo, l'ha detto. Sì, è bravissimo, sì. Prima di congedarla signor Cagnes, deve chiedere scusa. Deve proprio chiedere scusa. Bravo Cagnes, comunque dai, ha imparato sì, la lezione. Bravo. Le chiedo scusa per quello che è accaduto ieri durante la lezione. Non succederà più. Questi sono gli esempi che dovete seguire, bravo! Buongiorno! 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 Signor professore! Spettacolo sto prof, raga, sì. A livello visivo sì, è sì, spettacolare. Sì, sì, sì. Sarà il vostro insegnante di canto corale. Scriverà 50 volte. Mi puoi anche cacciare perché me ne voglio andare. Ma cosa sta dicendo? Per procura. No. Allora guarda. Madonna, mi sa bene. Che questa se ne torna in Calabria, mi sa. La Calabria? No, non si sente. È mia paesana questa. No, non sai niente, lei sta zitta e mi ascolta. Poi con tutti proprio con magia, cioè devi proprio avere. Sì, sì, esatto. O lo fa o pulirà i bagni del collegio con lo spazzolino da denti. Che vuoi che sia? Io l'avrei cacciata. Io l'avrei cacciata. O lo fai esatto. O sei fuori. Il mondo non gira intorno a te solo. Il mondo non gira intorno a me, cosa significa? Forza le mani. Immaginate la scena al contrario. Mamma mia. Immaginatela al contrario, se fosse stato lui ad andare faccia a faccia con lei. Ma fate schifo, ma perché non vi vergognate, sti merda? Sti merda, ma perché? Mi racconti, che succede? Tanto, allora, raga, ogni volta che qualcuno dice, salvo sporadiche volte, in cui dice me ne voglio andare... È tipo Sveva l'anno scorso ha detto me ne voglio andare, se n'è andata. Oppure Mosca. Pensavo nominassi qualcun altro, scusa. Vabbè, comunque ce ne sono state pochi di casi di gente veramente così convinta. Ma generalmente chi dice me ne voglio andare non soltanto vuole andare. Perché vuole sentirsi dire stai dai, brava, cioè, bravissima. Non devo bene con nessuno. Il problema sei tu tesoro, perché devi capire, proprio come ti hanno detto i tuoi compagni, che il mondo non gira intorno a te. Ma bisogna imparare bisogna imparare a modellarsi. Quando sei in un contesto sociale in cui ci sono altre persone, purtroppo non puoi fare come vuoi tu. Devi adattarti. Devi adattarti al gruppo. Basta poco per sentirsi parte di un gruppo. Pensa a tutto.
Ecco, vedi che comunque ce li hai gli amici che ti vogliono bene. Oh, in questa edizione del collegio ci piacciono tutti. Però, tutti. E non lo vorrei dire neanche ad alta voce, nel gruppetto delle ragazze vedo meno cattiveria. Sì, ti fidare. No, ma non sono baciati in bocca. No? Di qua. Ok raga, siamo arrivati alle votazioni, parte finale. Adesso cosa dici? Tipo i migliori e i peggiori? Peggiori, ok, sembra, vediamo sì. Un poi pochettino. Chi è il primo della classe? Il peggiore è stato il signor Patanè. Si alza. Il peggiore è stato Patanè. Peggiore? Cosa ha fatto lui? La peggiore è stata la signorina Bruscia. Ah, Bruscia, ok. Vabbè, ma lei era scontata. Vabbè, non ci avevo fatto caso. Però vedi, non hanno fatto vedere se ha scritto il foglio 50 volte. Ah, ecco, alla fine secondo me immagino gliel'ha fatto fare. La signorina Nobili per la classe A. Assolutamente, guarda, inaspettato. Qual è stata delle due la sezione migliore? La ragione. Questa parte non la sapevamo. La sezione che avrà ottenuto la vittoria avrà un pasto speciale. Bellissimo, bello, sì. Guarda che raga, quando mangi per una settimana. La sezione B. Ma che metodo di giudizio hanno? No, vabbè. Allora, scusate, allora fate vedere soltanto quello che volete, perché esatto, da quello che abbiamo visto noi la B ha fatto schifo proprio. È finita la prima puntata, ma domani ci sarà già un'altra puntata. Bellissima questa novità delle due classi. Molto bella, qualcosa di diverso. Mi sbilancio, dal mio punto di vista, non so per te, ma i personaggi di quest'anno, i ragazzi di quest'anno sono i migliori. Anche per me. Per ora sono i migliori di tutte le stagioni, tutti bravi e anche per me. Spero che non cada tutto nel banale come sempre. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo domani con la seconda puntata. Ciao ragazzi! Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. La mia giornata è la coppia che scoppia, sono come noi, la vita di coppia vissuta dai eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.